Vite che parlano, vi do questa mia testimonianza da una città particolare, Kiev, la capitale dell'Ucraina. Ucraina che da 8 mesi a questa parte vive in un contesto di terrore, in un contesto di paura, di disperazione, in un contesto di guerra. Sarebbero milioni le storie e le vite che potrebbero raccontare la propria storia. E penso in modo particolare ai profughi, ai milioni di profughi che hanno dovuto lasciare la propria terra, la propria città ed emigrare all'interno del paese oppure all'estero. Tutti avrebbero una storia da raccontare, una vita da raccontare, soprattutto quando si trovavano sotto il bombardamento, si trovavano nei rifugi e chiedevano aiuto e per settimane non potevano uscire. Penso ai poveri che abbiamo incontrato ieri riprendendo la nostra attività di servizio e dando loro un piatto caldo. Anche loro raccontavano e ci raccontavano questi mesi terribili vissuti qui nella città di Kiev e la loro storia, la storia di profughi. Ma ci sono anche tante vite che non possono più parlare, non possono più raccontare nulla. E penso alle migliaia di persone che sono morte, i soldati, ma non solo loro, sappiamo, tanti civili, tante donne, tanti bambini, tanti anziani. E tra queste vite che non possono più parlare vorrei ricordare due dei nostri animatori, animatori dell'oratorio di Leopoli, del Lviv, Oleg, che è partito volontario e da giugno, dal 6 di giugno, non abbiamo più notizie di lui. Parlava con la sua vita, con il suo servizio ai ragazzi, con la sua bella testimonianza, vivace, con le sue battute. E anche Roman non può più parlare, meglio non può più cantare, faceva parte del coro parrocchiale. Un giovane papà di 24 anni è morto il 24 di agosto, quindi 6 mesi dall'inizio della guerra. Lascia la moglie e 2 bambini piccoli. Con le loro vite hanno parlato perché hanno dato una testimonianza forte, una testimonianza per salvare e per essere vicini al proprio paese, alla propria nazione. La vita di ognuno di noi può parlare e parla nella misura in cui, come diceva il nostro fondatore Don Orione, esprime la carità. La guerra distrugge. La carità unisce, la guerra porta terrore, porta paura, la carità salva, la carità salverà il mondo. Chiedo a tutti una preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo intero.